Live Social. Benvenuti amici di Live Social. C'è un mestiere che è quello del DJ che forse più di tutti incarna proprio l'amore per la passione che porta a fare musica. Parleremo ovviamente di questo con un DJ d'eccellenza. Lui è un DJ e un producer. Sto parlando di Samuele Altariva, in arte DJ Samuel Riva. Buonasera. Buonasera a tutti, ciao. Ciao, ti posso chiamare Samuel o Samuel Altariva? Come ti chiamo? Samuel. Samuel, fantastico. Allora, DJ Samuel Riva, che è qui con noi, ci parlerà appunto della sua passione. Ma prima di cominciare vorrei chiedervi insomma di andare a cliccare mi piace alla pagina Facebook Live Social e di condividere il video della mia intervista con questo splendido DJ. Grazie intanto Samuel di essere qui e ti chiedo subito insomma come nasce questa tua passione per la musica in generale e per il disco. Allora, innanzitutto ciao a tutti, sono DJ Samuel Riva. La mia passione nasce da molto giovane, da quando ero adolescente proprio. Cioè, ho sempre avuto questa passione verso la musica e tra l'altro ho amici tutti che sono musicisti. È proprio una passione anche condivisa. Wow. Che ho condiviso con un mio amico proprio da molto giovane. Beh, se posso, la famiglia è gli amici sono un po' la famiglia che ti scegli, quindi ecco certo. Perché compagnia da tutti i musicisti, sì. Quasi tutti i musicisti. Appunto con questo mio amico che avevamo questa passione in comune, abbiamo creato questo studio. Mm-hmm. Dove abbiamo iniziato proprio, si inizia così, si inizia un po' a strimpellare in studio. A giocare, a divertirsi, a fare prove. E da queste prove è nato un brano. Ah. Dove un brano house che abbiamo creato tutti e due. Wow. All'età di 19 anni. Bene, insomma eravate già all'avanguardia, 19 certo. Anni, già eravate sul pezzo, si sì, dice così. Eravamo molto sul pezzo. Bene. Questa passione abbiamo condiviso per vari anni, tutti e due, poi purtroppo lui per ragioni personali ha deciso di lasciare. Io da solo, senza di lui, ci ho mollato un po' anch'io. Da lì mi sono messo a fare il DJ proprio da solo. Dove ho fatto il resident alla Cuna Matata a Riccione. Ah, wow, beh, insomma, un posto abbastanza conosciuto, sì, qui in Emilia Romagna, sì, e non solo. Sì. E dove altro? Poi le scuderie, Spilamberto, al Mojito, sempre a Riccione. E sì, ho fatto il resident per vari anni nei club. Assolutamente, sì. Quindi DJ Samuel insomma sei anche una figura abbastanza conosciuta soprattutto dai giovani di qualche anno fa, quindi sì. Fino a quanto tempo fa insomma hai praticato in questi posti che sono insomma locali di intrattenimento, sì, della Riviera? Allora, fino a 3 anni fa. Allora no, io ho detto allora giovani, meno giovani, no, anche ragazzi di adesso. Sì, perché, sì, fino a 3 anni fa. Insomma, complimenti, complimenti. E quindi, insomma, questa passione enorme ti ha portato a farlo proprio anche nella vita. Certo, certo, sì. Fino a quando? Allora, cosa succede? Fino a quando succede che purtroppo il mondo dei club, delle discoteche, è un mondo un po' a sé, diciamo, no? Conosco. Conosco un pochino la Roma by night, quindi non è la Riviera. Si può litigare con qualche persona, no? Capita, anche di giorno, però anche di notte. E purtroppo da lì mi hanno tolto il posto. Allora ho deciso di mettermi a fare i matrimoni. Reinventarti, ti sei reinventato. Mi sono reinventato a fare i matrimoni. Facendo comunque quello che ami, perché poi insomma, certo, no? Sei sempre lì a contatto con la musica, con le persone, sì, animi, sì, la festa, certo. E quindi da un paio d'anni già fai matrimoni, da giusto? Un paio d'anni, sì, da un paio d'anni faccio matrimoni, tra l'altro ne ho uno il prossimo sabato. Ah, wow. Ne ho un altro il 22 dicembre. Bene, e poi pian piano ogni mese insomma ci sono tanti, tanti sposi che scelgono insomma la tua musica come colonna sonora del, sì, loro evento. Certo, certo. E sì. Tu che generi suoni ai matrimoni? Magari c'è una richiesta particolare da parte degli sposi oppure fai tu?
Allora, nei matrimoni si fa musica a 360 gradi, perché il matrimonio è un evento totalmente diverso. Certo. È un evento che non è come suonare in una discoteca, cioè il matrimonio è tutta un'altra cosa, bisogna... Certo. Coinvolgere un po' tutti, perciò per coinvolgere tutti bisogna fare una musica a 360 gradi, dei generi a 360 gradi. Poi sono anche intrattenitore, intrattengo il pubblico col microfono, cerco di creare proprio la festa. Certo, io sono uno di persona, sono molto festoso, mi piace la festa. E quindi la trasmetti anche a chi è lì, che insomma, ecco, sta partecipando magari a un evento, un meraviglioso evento come quello che è il matrimonio, sì. E che ovviamente insomma viene coinvolto dalle tue canzoni, dalla musica che vai a mettere e appunto dal tuo così divertimento che crei con il microfono in mano. Sì, sì. Ma senti, ma che cosa, cioè, perché poi ovviamente vai vesti come ti vesti invece quando vai a matrimonio rispetto a come ti vestivi, uguale oppure l'abbigliamento è diverso? Ma l'abbigliamento è diverso. È diverso, cioè, è più professionale, è più istituzionale. Sì, ci vuole il completo, cioè non puoi andare... vai in completo? Sì. Pensavo comunque cioè ti devi vestire elegante. Beh, cioè certo, non puoi andare a vestirti, cioè non ti puoi vestire come ti vesti come se suoni una console in discoteca. Chiaro, sì. Chiaro, però pensavo insomma sì, quando suonavo nei club avevo un abbigliamento molto più da discotecaro, diciamo. Certo. Io sono anche discotecaro dentro. E quindi quando tiri fuori di nuovo questo abbigliamento da discoteca, quando sei in casa che ti diverti la console. Sì. Oh, vabbè, fantastico questa cosa. Però è giusto, alla fine ci sono fasi e fasi nella vita. Quando eri più giovane, appunto, avevi questa band con quest'altro tuo amico, e dopo, insomma, ti sei dedicato ai locali. Adesso sei sui matrimoni. Tra l'altro, hai una vetrina molto importante sul sito www.matrimoni.com. C'è una vetrina dedicata appunto a te. Ci sono tutte le tue foto, gli eventi che hai seguito, i matrimoni che hai seguito. Insomma, una bella soddisfazione anche questa, no? Sì. Sono molto contento. Matrimoni è sempre più difficile farli, però per fortuna qualche cosa riesco a fare. Ci sa ancora qualcuno che si sposa, insomma. Sì, c'è ancora qualcuno che si sposa. Bene, sì, per fortuna. Ma sicuramente, ma poi magari insomma penso che tu sia aperto anche a fare anche eventi privati, feste, insomma, se ti chiamano. Sì, ho fatto eventi privati, sì. Quindi sì, ovviamente cene aziendali, faccio. Certo, la tua professionalità, la tua passione la metti insomma a disposizione di tutti quelli che hanno un'esigenza, un evento da insomma da portare a termine. Caro DJ Samuel Riva, io vorrei dare i tuoi contatti, quindi vado subito a dare intanto il numero di telefono, che è il 391 477 1783, quindi segnatelo. E poi amici di Facebook, cliccate mi piace a DJ Samuel Riva, condividete il video della nostra intervista insieme, visitate il sito www.matrimoni.com, andate a spulciare nella parte dedicata alla sezione della musica, perché c'è DJ Samuel Riva presente anche lì, e poi c'è per finire anche l'indirizzo email, che è newtech.technology@gmail.com. Questi sono tutti i contatti per appunto contattare DJ Samuel Riva. Lui è a disposizione appunto per feste private, aziendali, matrimoni, insomma anche per discoteca. A questo punto rilanciamo, vogliamo rilanciare? No, non ti va perché più? Perché no? Locali anche, dai. Sì. Insomma, se magari la live social ti porta fortuna anche. Può essere. Da quel punto di vista. Quindi anche per i locali della Bologna by night e non solo, Riviera, tutta l'Emilia Romagna, dai. Tutta l'Emilia Romagna. Sì. Fantastico. Allora DJ Samuel Riva a disposizione. E poi in chiusura io voglio parlare di alcune soddisfazioni, insomma una carriera importante la tua. Adesso siamo divertiti, abbiamo scherzato, però insomma hai avuto anche delle soddisfazioni, hai suonato in locali molto importanti per la movida della regione Emilia Romagna, e ti sei tolto una soddisfazione anche recentemente nel 2017. Ci vuoi raccontare questa esperienza? Sì, nel 2017 diciamo che navigando sul web ho visto che mi è capitato sott'occhio c'era questo proprio concorso che si chiamava Tour Music Festival, che si chiama perché c'è ancora. Certo.
e ho detto, ma perché no? Perché no? Proviamo. Proviamo. E quindi? E quindi sono andato, ho provato e sono arrivato decimo. Oh, quindi c'era una marea, cioè, detta così sembra... C'erano tantissimi DJ, diciamolo. Sì, diciamo, hai ragione, detta così... Detta così, sono arrivato decima. No, cioè, allora, stiamo parlando di un evento molto importante nel panorama musicale di Bologna, sì, che è appunto il Bologna Tour Music Festival. Ci sono le iscrizioni aperte, tu insieme a tantissimi altri DJ di tutta Italia e quindi poi c'è una giuria che va a insomma andata a giudicare quelle che erano le tue performance. Quattro erano. Ok, quattro giudici. A 30. Con i coltelli tra i denti. Bravissima. Tra l'altro io ero qua e loro erano lì a mezzo metro. Fiato sul collo. Devo dire che cioè è più facile suonare a 1000-2000 persone che davanti a quattro giudici col coltello tra i denti che ti guardano. È molto immagino, più imbarazzante. Sia decisamente una situazione strana, quantomeno. E quindi, insomma, tu rientri tra i migliori 10 d'Italia. Sì, eh? Sì. Quindi è una bellissima soddisfazione, dice, sì, Samuel, questa per te. Insomma. Sì, sono molto, molto contento. Di Dai, magari ragazza. Ci riproviamo l'anno prossimo, eh? Chi può dire? Si sa mai. Mai dire mai nella vita. Sì. E allora ringraziamo DJ Samuel Riva per essere stato con noi, per averci parlato della sua passione, per averci anche fatto divertire e insomma così averci parlato delle sue soddisfazioni e dei suoi progetti. Grazie Samuel. Grazie a voi. Grazie. Live Social.